Qualcuno letteralmente non vedeva l'ora, nel senso proprio che, non sopportando più la differenza tra l'orario effettivo e l'ora indicata dall'orologio principale del paese, aveva provveduto a segnalare vivacemente la cosa all'amministrazione comunale. E in effetti l'orologio posto sulla sommità del municipio da qualche tempo segnava il passo, rallentando, addirittura fino a fermarsi. Gli ingranaggi vecchi almeno d'un secolo erano usurati ed è stato indispensabile l'intervento di un abile artigiano locale che ha provveduto a sostituirli con una spesa di 300 euro. Una somma ben investita a scandire correttamente i tempi della ripresa e rinascita del paese. Finalmente è stato sistemato, qualche cittadino appunto ha segnalato nelle scorse settimane che l'orologio del comune rallentava o comunque si fermava, quindi andava sicuramente riparato. Tuttavia è un orologio antico e ha richiesto anche una certa competenza, per cui ringraziamo anche l'artigiano locale che ci ha aiutato appunto a sistemare l'orologio e a rimetterlo in funzione, e adesso speriamo segni l'ora esatta.